La situazione è ancora molto molto difficile, soprattutto in alcune aree della regione, soprattutto provincia di Napoli e Casertano, in particolare il Basso Casertano, dove è più forte il radicamento dei clan malavitosi, di molti degli 80 clan censiti, tra quelli che operano nel settore delle ecomafie, vale a dire delle attività illegali legate all'ambiente, in particolare al ciclo del cemento e al ciclo dei rifiuti. Si compiono 36 reati, praticamente ogni 100 km quadrati, che fanno migliaia di reati ogni anno. È aumentata sicuramente la capacità di contrasto da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, nonostante le gravi carenze di personale e di risorse economiche. Quindi la situazione, anche se così dura, è, diciamo, in qualche modo sotto costante controllo, e si cerca di arginare un potere straordinario che ha fatturato nello scorso anno oltre 4,5 miliardi di euro, vale a dire una vera e propria holding criminale capace di sfidare l'economia sana della nostra regione. La politica può fare molto a livello innanzitutto nazionale, dando risorse e mezzi alle forze dell'ordine e alla magistratura, consentendo ad esempio al dibattito di questi giorni la possibilità delle intercettazioni telefoniche, senza le quali sarebbe impossibile ricostruire le trame così variegate, così diffuse dei clan che operano in questi settori tanto delicati, quello dei rifiuti appunto e del cemento, che sono poi azioni che si svolgono a livello nazionale e a volte internazionale. Le istituzioni devono lavorare nella direzione di un maggiore controllo del territorio, ma non solo dal punto di vista militare, dal punto di vista dell'ordine pubblico, della presenza delle forze dell'ordine, ma attraverso una diffusione della legalità, attraverso iniziative di tipo culturale, rivolte alla popolazione, soprattutto ai più giovani, perché siano sempre pronti ad affrontare questo aspetto della vita, a volte pure quotidiano, ma soprattutto investendo nelle nuove forme di economia, nella green economy, nel riscatto dei territori, perché questo è necessario per creare nuova occupazione e per sottrarre tanto della nostra regione produttivo, fertile, molto, molto suscettibile di entrare in questi nuovi circuiti di economia alla mano così perversa delle ecomafie. Seduta proficua quella di ieri sera del Consiglio generale della Comunità Montana del